Buongiorno a Fiammetta Fab, che ringrazio per la collaborazione e la disponibilità in questo primo appuntamento di AIB Liguria. Ringrazio anche la Biblioteca Universitaria di Genova che ci ospita nei suoi canali social e nel canale YouTube. Con Fiammetta oggi faremo il punto in questa breve conversazione, un breve focus sulla questione dei periodici bibliografici e di scienze biblioteconomiche, gli sviluppi futuri anche a partire dal convegno che Fiammetta aveva organizzato nel 2019 18 a Bologna insieme a Roberta Cesana. Alla fine del 2018 abbiamo avuto l'idea di organizzare questo convegno sui periodici, in particolare bibliografici, convegno che doveva avere un doppio taglio, un taglio di tipo storico che affrontasse quelle che erano le origini, la definizione di periodici bibliografici, perché poi si trattava anche di circoscrivere all'interno del vasto insieme dei periodici quali specificatamente potessero intendersi come periodici bibliografici, quindi ripercorrendone la storia, arrivando ad una definizione e facendo anche delle ipotesi di censimento futuro, ritenendo che fosse appunto necessario individuare queste testate anche per incentivare nuovi studi di carattere storico, letterario, e scientifico e soprattutto andare a evidenziare quali fossero le problematiche anche a livello catalografico. Per cui ecco che da un taglio storico siamo giunti invece ad affrontare questioni che, pur essendo legate ad una ricerca comunque che riguarda il passato, in realtà erano questioni che riguardavano la contemporaneità, appunto nello specifico la biblioteconomia e la catalogazione, sottolineando l'assenza, la mancanza e la necessità, ad esempio, di uno spoglio. Ma questo comportava comunque un altro tipo di difficoltà a livello proprio catalografico, quindi a livello anche di ripensamento di quelle che sono le pratiche indicizzatorie che le biblioteche portano avanti e che per loro è possibile affrontare, perché con la carenza di personale anche un'attività di questo tipo automaticamente si trasforma da attività di tipo documentario, perché poi se ne occupava nello specifico più che la biblioteconomia, la documentazione, ad attività invece progettuale che sarebbe stato possibile portare avanti soltanto con una equipe scientifica, quindi probabilmente con un impulso che nasceva al di fuori delle biblioteche. Quindi con questo tipo di riflessione il convegno diciamo, si proiettava in una seconda parte degli obiettivi che voleva andare ad assolvere, a realizzare appunto quello di un taglio contemporaneo, questa seconda parte che aveva un taglio contemporaneo con temi legati alle pratiche, ad esempio, di certificazione della qualità degli articoli, quindi alle pratiche di revisione in doppio cieco in particolare. Alla valutazione delle riviste, quindi a quella attività portata avanti dall'ANVUR, dall'Agenzia Nazionale per la Valutazione della Ricerca, con alcune questioni che proprio nel 2018 e che hanno fatto da impulso a questo convegno, si stavano affacciando e stavano diventando emergenti e dal nostro punto di vista anche pericolosi, poi se ci sarà occasione diremo anche perché. E poi volevamo anche riflettere sul sistema delle infrastrutture deputate invece alla preservazione a lungo termine delle pubblicazioni periodiche nel contesto digitale, perché comunque era necessario riflettere anche da questo punto di vista, non soltanto su alcune pratiche legali, come appunto quella del deposito legale digitale, come il progetto che comunque è portato avanti dal MIBACT dei magazzini digitali, ma anche alla necessità di riflettere su come poi questi articoli open access nel tempo possano
mantenersi comunque a disposizione degli utenti. E quando dico utenti, mi è venuto appunto inconsciamente piuttosto che lettori, perché anche se le riviste open access sono inserite adesso in un circuito gratuito, di fatto non sappiamo quello che accadrà e quello che dal punto di vista editoriale e commerciale si potrebbe affacciare in futuro, certo. Quindi era comunque necessario, no? Questo, e noi abbiamo, ecco, questo ci tenevo a precisarlo, ritenuto che come specialisti di biblioteconomia, di documentazione, di scienze dell'informazione, spettasse proprio a noi all'interno della nostra comunità scientifica, e appunto al convegno ha partecipato anche con un grosso apporto, con un grosso sostegno, organizzando una tavola rotonda finale, grazie anche insomma, alla cura, alla collaborazione di Alberto Salarelli, ma per tutta la Società Scientifica di Scienze Bibliografiche e Biblioteconomiche, proprio una tavola rotonda dove i direttori delle principali riviste, di alcune riviste, perché poi insomma non era possibile riuscire ad ospitarle tutte, iniziasse una riflessione, uno scambio anche di esperienze proprio per cercare di individuare alcune strategie comuni e condivise per rafforzare il settore attraverso una collaborazione che a mio parere poi si è attuata fra le riviste, ma anche un po' per fare fronte comune su quello che si stava affacciando da parte dell'Hamburg, che non è per forza da vedersi come un mostro che attenta alle nostre vite e alla nostra attività, ma che in realtà alle volte è cieco, un mostro cieco rispetto a, ad alcune esigenze che sono specifiche dei domini scientifici e che per forza Hamburg, che è comunque un grosso sistema, non può conoscere nello specifico, tanto più non lo può conoscere nel caso di settori che noi chiamiamo piccoli, perché numericamente piccoli, meno forti rispetto ad altri grandi settori scientifici come il nostro. Quindi era necessario muoverci e anche cominciare a pensare di affrancarsi ad altri settori maggiori, a fare insomma fronte comune su certe questioni che avrebbero portato la ricerca non tanto alla deriva quanto al rischio di svuotamento di contenuti. Sicuramente il tema dell'open access è stato un tema, soprattutto direi negli ultimi 2 mesi, particolarmente sentito, perché l'indisponibilità di alcuni materiali, ovviamente conservati nelle nostre biblioteche chiuse al prestito e alla consultazione, si è prestato con una certa urgenza. Fortunatamente alcune delle riviste del settore biblioteconomico e bibliografico sono ad accesso libero, penso ovviamente a biblioteche.it, ma anche ad Aibe Studi, a JLIS, e quindi rendono sempre fruibili materiali che, come dicevi tu, sono materiali di alto livello, proprio perché hanno una peer review, un doppio cieco, una, come dire, una valutazione anche a posteriori dei materiali che vengono pubblicati. Quindi una produzione scientifica di qualità che è resa sempre disponibile, e a maggior ragione nei momenti in cui di lockdown, resa disponibile a tutti. Entriamo nel merito di biblioteche.it, la transizione verso l'open access e le problematiche che tu ponevi rispetto anche alla conservazione del digitale, alla fruizione libera, ad una fruizione che ipoteticamente nel futuro non potrebbe non più essere, come dire, non a pagamento, e quindi potrebbe comportare anche degli oneri. Quindi entriamo nel dettaglio di biblioteche.it. Allora, nel caso di biblioteche.it è stato, diciamo, un percorso che è venuto diciamo gradualmente, in quanto allora, biblioteche.it raccoglie un po' l'eredità di un'esperienza che era quella del suo fondatore, Alfredo Serrai, sui periodici bibliografici più che trentennale, quarantennale ormai direi, con il bibliotecario prima, con Biblioteca, che con il professor Attilio Mauro Caproni era stata fondata, anche in particolare a vantaggio degli studiosi, dei neoricercatori, dei dottorandi di ricerca del dottorato in scienze bibliografiche di Udine. Il bibliotecario poi ha ripreso in un secondo momento, poi si è arrestato per delle difficoltà dell'editore, quindi anche interessante
seguire da questo punto di vista quello che accadeva, insomma, a livello proprio editoriale, e poi però c'è stata la necessità comunque di riprendere un progetto di questo tipo, perché i periodici bibliografici non erano moltissimi, molti di questi comunque avevano una, anche all'interno del settore, un taglio specifico, quindi non potevano aprirsi a tutte le esigenze, a tutte le tipologie di ricerca, e a quel punto è nato Bibliotece.it nel 2012 a Perugia con l'editore Morlacchi. Era una rivista a pagamento, ad abbonamento, era una rivista che sostenevamo personalmente, di cui pagavamo insomma annualmente i due numeri, le due uscite, ed era una rivista che immediatamente comunque accoglieva l'esigenza di comunicarsi nel web, quindi con un proprio sito e con alcuni materiali messi open access. Questo in quel momento con l'idea di fare un po' da colla per il topolino e quindi da per attrarre il pubblico, trovando online a pubblico accesso, a pubblico dominio, alcuni contenuti, e poi quindi per venire sollecitato a vedersi il sommario, a richiedere, ad abbonarsi, eccetera. Compiuti 3 anni di attività, abbiamo ritenuto opportuno, visto che comunque gli articoli e i contributi che c'erano erano comunque di alto valore scientifico, e che comunque abbiamo da subito attivato una revisione in doppio cieco, quindi stando proprio in quelli che erano i parametri che iniziavano a diventare parametri proprio consolidati a livello scientifico, di far domanda presso Ambur per la classificazione delle riviste. Quindi compiuto il nostro triennio, compiuto il numero di uscite che comunque dovevano essere un requisito presente, abbiamo avuto la classificazione nel 2015 di rivista di classe A, che per noi insomma era molto importante, perché ci affacciavamo a quel punto ad un pubblico, che è quello scientifico accademico, che aveva bisogno di una certificazione di questo tipo per le proprie pratiche di valutazione di ricerca individuale, valutazione di ricerca dipartimentale, valutazione di ricerca d'ateneo, valutazione di ricerca di settore, cioè per dire per raccontare un po' quelli che sono gli scaglioni che ci troviamo ad affrontare dal punto di vista della valutazione della ricerca. A quel punto abbiamo cominciato a ragionare, vuoi perché cominciava a pesarci il pagarla costantemente, vuoi perché quella classificazione ci riportava un giudizio dei revisori che si complimentava per questa apertura all'open access, chiedendo di fare ancora di più. Abbiamo pensato, anche complice un po' la mia situazione personale di passaggio come strutturata all'Università di Bologna, che dal punto di vista dei supporti, dell'infrastruttura a favore dell'open access è assolutamente diciamo di primo ordine e continuamente aggiornata, di tentare di passare come rivista digitale, interamente digitale, all'interno dei servizi di Alma DL. Abbiamo avuto un grandissimo supporto da parte proprio dei singoli che lavorano, e abbiamo costruito questa rivista attraverso dei passaggi che non sono stati diciamo del tutto naturali, ma che ci hanno costretto a studiare quello che accadeva da questo punto di vista a livello internazionale. Quindi, oltre che dotarci come prima di una revisione secondo i massimi canoni, oltre che dotarci di un comitato editoriale, di un comitato scientifico, noi avevamo questa doppia struttura, perché ci permetteva il comitato editoriale, adesso non voglio citare tutti coloro che ci hanno dato supporto, perché sicuramente ne dimenticherei qualcuno e la cosa mi dispiacerebbe, ma loro sanno benissimo chi sono. Ci permetteva di affrontare, di guidare, di selezionare gli articoli per varie linee specifiche di carattere storico, di carattere
contemporaneo che riguardava la biblioteconomia, di carattere ancora più ampio e interdisciplinare che riguardava le scienze dell'informazione, di carattere ancora più innovativo, controverso, ma comunque emergente come quello delle Digital Humanities. Insomma, avevamo individuato delle persone che ci suggerivano, che controllavano, che guidavano queste varie singole prospettive, più un comitato scientifico che fosse internazionale, che fosse bilanciato fra ricercatori strutturati, ma anche ci siamo dotati di un codice etico, secondo appunto i massimi criteri richiesti a livello internazionale. Abbiamo cominciato a interfacciarci anche con le varie strutture di indicizzazione, quindi insomma da DOAI a LISA, fino ad arrivare recentemente, perché il percorso è molto complicato di richiesta, ad avere la certificazione di Scopus, oltre che quindi il bollino del canale di indicizzazione di DOAI. Quindi tutto questo ci ha assicurato, da un lato, il riconoscimento di rivista scientifica, di rivista di classe A, tra l'altro, non più solo per il settore delle scienze biblioteconomiche, ma proprio di recente, parliamo di pochi giorni fa, ci siamo anche accreditati come rivista di classe A per altri settori scientifici, sempre della stessa area, per alcuni altri. E quindi insomma ci siamo accreditati secondo tutto quello che era corretto fare, e siamo insomma diventati dal nostro piccolo una rivista alla quale insomma la comunità, sia accademica che professionale, che di ricerca non strutturata, può far conto, sapendo di poter anche costruire il proprio percorso di ricerca, venendo assicurati insomma di avere poi un riconoscimento del contributo dato. E questo insomma per noi è stato molto importante, non soltanto a livello di rivista individuale, ma anche per esempio per la formazione non solo di chi ci scrive, ma anche di chi ci lavora, perché abbiamo una redazione. Alcuni insomma erano già avvezzi, già pronti, ma la parte che forse più non lo dovrei dire, perché poi insomma non ho i titoli per dire questa cosa, ma che mi rende nel mio piccolo piccolo più orgogliosa, è il fatto di aver creato un contesto di lavoro nel quale tutti allo stesso modo, come redazione, collaboriamo e studiamo e teniamo occhi e orecchie aperte a quello che accade intorno. Quindi ridiscutiamo quello che si muove, e cerchiamo di adeguare immediatamente la nostra rivista, anche cercando di intuire quello che accadrà. Per cui spesso insomma ci siamo fatti anche portatori di esperimenti, non per forza di pratiche che erano consolidate. Devo dire che la redazione insomma è cresciuta, si è formata, che Alma DL in questo anche ci ha molto supportato come formazione, e che noi costantemente rivalutiamo anche noi stessi, cioè ci ritroviamo a cambiare anche il nostro assetto, perché insomma non dobbiamo darlo per Senza concluso. dubbio è una rivista che, oltre a tutte le caratteristiche che tu hai enunciato, si presenta anche come laboratorio. Io penso per esempio tutto il lavoro fatto da alcuni bibliotecari delle biblioteche dell'Università di Salerno in merito proprio ai LinkedIn Open Data e alle sperimentazioni che hanno messo in campo e che hanno consentito davvero alla rivista di essere una delle prime, se non addirittura la prima, nel nostro settore ad avere una mappatura anche all'interno di Wikidata, quindi creando delle sinergie e dei link forti tra realtà collaborative come può essere un Wikidata, quindi un contesto Wikimedia Italia, e una dimensione più strettamente accademica e quindi più centrata su tutte le questioni che tu giustamente insomma hai postato all'attenzione. Io direi quindi, per chiudere davvero questo aspetto laboratoriale, che importanza ha visto anche in sviluppo e in futuro rispetto davvero a bibliotece? Ma hai importanza su vari fronti. Intanto, come hai giustamente sottolineato tu, dal punto di vista della costituzione di un laboratorio,
che va anche oltre, no, a quello che sono le prerogative specifiche di biblioteche.it come rivista, come periodico, perché ci si affranca anche ad esperienze altre, vedi la Summer School per il link è detta per i beni culturali, che comunque sempre qui al Dipartimento di Beni Culturali stiamo portando avanti, e che si è diciamo affermata come un'occasione per allargare la comunità di interesse, di lavoro e di collaborazione, per cui a seguito di quell'esperienza, per esempio, i bibliotecari di Salerno, nello specifico Alessandra Boccone e Remo Rivelli, hanno lavorato all'inserimento dei dati di biblioteche.it in Wikidata per la liberazione dei metadati citazionali, dimostrando che è una pratica sostenibile, per cui la rivista sicuramente dal punto di vista della sua comunicazione ha avuto un ulteriore arricchimento con questa visualizzazione possibile su Scolia, con questa visualizzazione possibile su Risoneto, che diventa sicuramente una comunicazione all'esterno, ma anche uno strumento di controllo per la stessa rivista stessa sulla frequenza, per esempio, di pubblicazione di autori nella rivista, ma siccome poi si collegano a questa tecnica anche altre riviste, come per esempio quella di J-Liz, anche proprio per tenere d'occhio gli stessi autori, ma le stesse discipline, dal punto di vista delle tematiche sulle quali si pubblica, quindi per cercare di vedere se ci sono, per esempio, tematiche anche storiche che vengono ripristinate, di cercare di capire perché, che cosa si riaffaccia, e ovviamente insomma su quelle più contemporanee vedere qual è l'occhio, qual è la prospettiva che si va a delineare. Quindi assolutamente è interessante anche a livello statistico e a livello così di prospettiva. Un'altra cosa che mi preme, visto che ho citato J-Liz, appunto, che insomma sta seguendo questo stesso progetto di biblioteche.it e che mi sembra utile anche per riannodare il filo con quel discorso che facevamo sul convegno dei periodici, è che a seguito di quel convegno, che non è stata l'unica iniziativa, perché nel frattempo anche a Macerata c'è stata un'iniziativa simile, ma poi se ne ha discusso anche insomma su riviste, anche in altri contesti, e tra l'altro a breve si affaccerà all'Accademia di San Luca, organizzata dal professor Trombetta, una nuova discussione nello specifico sulle discipline della storia del libro. Si è avviata una riflessione sui periodici bibliografici e anche sulla modalità di pubblicazione, che è diventata una discussione, che è diventata una partecipazione, che è diventata una collaborazione fra riviste che non sono più, almeno dal mio punto di vista, dei competitori, ma sono animate da uno spirito di collaborazione. Vedi anche la discussione all'interno della società scientifica che si è avviata, e alcuni obiettivi che la società scientifica ha effettivamente centrato e ottenuto per rafforzarsi, e c'è una mutua collaborazione non soltanto su degli obiettivi a lunga distanza, ma anche sulle pratiche specifiche presenti. Arrivano due recensioni sullo stesso libro alla rivista biblioteche.it, si iscrive alla rivista che potrebbe essere più interessata a quelle tematiche, chiedendo se è disponibile a pubblicarla per non ripetere una pubblicazione, così come la rivista sta chiudendo, arriva un saggio che però ha urgenza, anche proprio per la novità della tematica, di uscire alla luce, e si contatta il direttore dell'altra rivista e si chiede se è disponibile a pubblicarlo. C'è veramente cioè il laboratorio non è il laboratorio di biblioteche.it, il laboratorio è il laboratorio di una comunità scientifica che, per esempio, si interroga come insieme sostenere non soltanto i ricercatori strutturati, perché questo è un tema molto molto scottante sul quale si andrà a discutere, ma come sostenere la ricerca dei non strutturati. In questo abbiamo fatto una bella barriera,
cercando di non legare troppo alla famigerata VQR, che era la valutazione della qualità della ricerca, che voleva legare le riviste direttamente a questa pratica di valutazione, sul quale siamo riusciti a fare fronte comune, che ora non sto a scendere nei particolari, che significa lasciare anche alle riviste quel margine di autonomia per continuare a far crescere la ricerca anche fuori dalle mura accademiche, perché quelli saranno forse in parte i futuri ricercatori che hanno assolutamente necessità di trovare ancora uno spazio, perché la ricerca ha bisogno, insomma, del suo spazio, non ha bisogno soltanto delle mura accademiche come recinto qualificato, insomma, si possono vedere queste doppie funzionalità. Ok, io ringrazio Fiammetta Sabba perché davvero è riuscita a darci un bello excursus utilissimo sicuramente ai nostri bibliotecari, non solo liguri, su bibliotece.it, sulla situazione dei nostri periodici di ambito biblioteconomico e bibliografico. La ringrazio perché è stato un primo esperimento della nostra sezione AIB Liguria e quindi insomma alla prossima e grazie ancora per la collaborazione. Saluto l'AIB Liguria, saluto tutti i bibliotecari, direi tutti i bibliotecari italiani che in questo momento hanno il coltello fra i denti per cercare di preservare la salute insieme, insomma, a quelli che sono i loro obiettivi, a quella che è la qualificazione della loro professione. Buona giornata a tutti. Buona giornata, grazie Valentina.